Salve a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo video. In questo video mi trovo a New York, ma non rimarrò a New York per tanto, perché stiamo per prendere un autobus molto molto speciale, perché questo ragazzi è un autobus di prima classe. Cosa significa un autobus di prima classe? Beh, venite con me e ve lo faccio vedere. Voi lo sapevate che c'è questa cosa qui a New York? Io no. Se sapete come si chiama, ragazzi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, grazie. Di solito questo tragitto si fa in treno o soprattutto in aereo, perché effettivamente sono 360 km, 4 ore. Poi soprattutto le strade qui non sono per niente buone. Questo autobus, ragazzi, ci promette di avere dei sedili che compensano il movimento delle buche o della strada per non farci sentire male. Per di più ci sono solo 14 posti e sono selezionabili come sull'aereo. E inoltre, come se non bastasse, c'è un bagno che fa concorrenza agli hotel e c'è un bar intero con tutta la selezione di bevande e di cibi. Vedete, c'è scritto Jet LLC, che effettivamente è il nome della compagnia che prenderemo oggi. Quindi adesso aspetto qua la fermata. Ed eccolo qua ragazzi, sembrerebbe essere lui. Aspettate che c'è un po' di traffico adesso attraverso la strada. Ok, cavolo, è enorme. È tipo gigantissimo, guardate. Hello. Hi. Fine, thank you. So I got these two luggages here. Okay. Thanks. Just this one going under? Or you want to take that top? No, no, I'll, yeah, I'll yeah, do two. Okay. Yeah, yeah, thank you. Appreciate it. Thank you so much. Wow, guardate ragazzi, è in legno il pavimento. Questi sono i sedili, adesso vi faccio vedere un po' in giro. C'è un sacco di spazio qui, guardate, per le gambe. Aspettate che devo far vedere la prova del vaccino alla signorina. Ok ragazzi, questo è il mio sedile. Guardate, questo è il mio spazio, cioè c'è un sedile solo e poi tutto questo spazio. Ma cosa me ne faccio io di tutto questo spazio? Non ne ho idea. C'è il bar effettivamente, non ci posso credere. No, vabbè, illi. Cioè ragazzi, io vengo praticamente da dove... Vabbè, io non... vi giuro, guardate, quindi questo sembrerebbe essere la zona bar. Quindi abbiamo un sacco di snackini, vedete, per tutto il viaggio. Quindi ci sono... Oddio, hanno i Biscoff. Wow, questo me lo rubo. Questo me lo robo. Poi qui credo siano per buttare le cose, vedete. E niente. Ah, poi sotto ci sono effettivamente i frighi. Con cosa c'è lì? Acqua, succhi, vino. Oddio, vino rosé. Questo cos'è? Birra. E la Coca-Cola di tutti i tipi, acqua di tutti i tipi, addirittura sembra che lì sotto ci siano due mandarini e del latte, cioè proprio cose assurde così. E poi questo dovrebbe essere il bagno, ragazzi. Vediamo un po', adesso andiamo in bagno. Cioè mi sembra un bagno di un autobus, guardate qua ragazzi l'acqua, come con questa cosa, è assurdo, guardate. È come stare su un aereo, però tecnicamente ci si mette meno, perché non bisogna arrivare 2 ore prima in aeroporto, si può arrivare all'ultimo secondo, loro ti controllano semplicemente con il nome e basta, ed sei pronto per andare, insomma. Adesso ragazzi vi faccio vedere il sedile, guardate, questo è il sedile, guardate quanto è morbido. È morbidissimo. E qui abbiamo effettivamente dei pulsanti, vedete? Lo sentite questo suono? È quello dell'aria, perché naturalmente possiamo regolarcelo come vogliamo. Poi adesso devo anch'io scoprire un paio di cose, ma sembra esserci un tavolino, quindi c'è sicuramente un tavolino, ma ve lo faccio vedere con calma. Lì ci sono delle prese. Sì, io ho questo perché ragazzi questo è quello VIP, vedete? Questo è quello praticamente che costa 8 dollari in più, vi mettono qua piuttosto che magari vicino a un'altra persona come questi sedili qui. Ok ragazzi, provo a sedermi sul sedile. Ah, oddio, si muove tantissimo. Oh, si muove tantissimo, perché questo ragazzi è il sedile, quello che vi dicevo con il movimento, insomma, che ci permette di non sentirci male quando ci sono le buche e quelle robe lì. Quindi effettivamente io sono molleggiatissimo. È come quello dei camion, ragazzi, avete presente quello che loro li vedi, o anche degli autobus, però solo il conducente, che sono quelli che li vedi che ondeggiano quando ci sono le buche. È la stessa identica cosa, credo. Allora fatemi estendere qui il tavolino. Oh mamma, è durissimo, cos'è successo? Ah, perché c'è il sedile là dietro, ok. Ok, ecco il tavolino, apparentemente. Ah, sì, beh, ok. Speravo fosse un tavolino un po' più grande, ma comunque. E c'è questa cosa che sta venendo via, che è in realtà, adesso ho capito, è una cosa antiscivolo, perché ragazzi, vedete, io adesso metto questo, cerco di muoverlo e non si muove, perché sennò la roba volerebbe via mentre siamo in viaggio, no? E poi credo che questo sia ammortizzato anche con il sedile, quindi quando ci sono le buche, il tavolino non è che fa così, ma rimane piatto in pratica. Qui c'è, vedete, il portabicchieri. Credo che i sedili siano anche reclinabili. Vediamo, perché qua c'è una leva. Non ci posso credere. Guardate ragazzi, sono praticamente sdraiato su un pullman, sono sdraiato. Oh mio Dio. Ok, beh, così
direi che sono proprio comodo. Ho un po' caldino, adesso mi tolgo la giacca, ma per il resto... Sì, quindi praticamente ci sono 14 posti totali. In un autobus così grande, 14 posti, ecco perché ragazzi abbiamo uno spazio per le gambe praticamente infinito. Comunque, adesso penso che partiremo per le 5, sono le 4.47, dovremmo essere molto in orario. E niente, iniziamo questo viaggio di 4 ore. Una curiosità ragazzi che ho scoperto è che c'è scritto specificatamente che se siete della California dovete per forza allacciarvi e tenervi allacciata la cintura per tutto l'intero viaggio. Cioè non so per quale legge particolare, ma se siete un residente della California, avete l'ID, gli altri devono tenerla. Possono tenerla, dovrebbero tenerla, però non è così obbligatorio. Cioè, vi rendete conto? Allora, vediamo un po'. Sembra che ogni sedile abbia due USB normali, un USB Type-C, wow, questa non me l'aspettavo, e tre prese per la corrente. Quindi io effettivamente posso avere sei dispositivi collegati. Poi USB Type-C probabilmente lo uso, le altre prese purtroppo io ho l'adattatore, quindi ingomberrà tantissimo. Sono un po' troppo vicine una con l'altra, direi. Oh wow ragazzi, diventeranno poveri da quanto userò questo bar. Adesso faccio l'italiano e gli rubo tutti proprio sti cibi, veramente, vi giuro, non sto scherzando. Adesso già il Biscoff, ma inizio con questo e finisco con... finiscono male questi, Cercherò di mangiare almeno 90 euro di prodotti, così che mi rifaccio il prezzo del biglietto, perché vi giuro. Allora ragazzi, voi cosa fareste? Vorreste stare su questo, effettivamente, bus? Hello everyone and welcome to the jet. Thank you guys for riding with us today. Ci sono anche gli speaker. The window is the emergency exit. You're attended for this evening and our driver is... Ah, c'è il wifi. If you're making any phone, masks right now are optional, so however you're comfortable, we are comfortable. Okay? Siamo partiti. Other than that, please put those seatbelts on. They're comfortable and let's just keep those on the remainder of our trip. But other than that, let's just all sit back, relax and enjoy the ride. Di certo non sarò sorpreso come sull'aereo, perché sull'aereo davvero era una cosa incredibile quel wifi lì. Però effettivamente va considerato anche questo: se prendete l'aereo non avete poi il wifi, è vero, non ci avevo pensato. Comunque vediamo un po'. Beh, velocissimo. 60, 65. Ci posso fare anche un video con questa connessione, ragazzi. Ce lo posso anche caricare su YouTube. Comunque, guardate, siamo appena partiti. Guardate quante polizie, quanta roba che c'è in giro. Guardate tutte le smart della polizia. No, aspettate, le ho viste. So che ci sono le smart, vediamo un po'. Eccole, guardate. Tutte le smart della polizia di New York. Voi pensavate che loro andavano in giro con super macchinoni e invece... smart, perché queste sono le più comode, si vede, in città, in una città come Manhattan. Sempre buoni i Biscoff. Anzi, non so se avete mai provato la crema, tipo, da spalmare. Cioè, vi giuro, assurdo. Non la prendo perché sennò me la mangio tipo la Nutella, cioè sparisce. Una cosa che manca è tipo il cestino. Cioè io dove vado a mettere tipo questa cartina qua? Perché effettivamente, sapete, tipo i treni e gli autobus hanno di solito un posto dove buttare la roba. Oddio, guardate come fanno i sedili, aspettate. Vediamo se appena trova una buca, tanto di buche qua ce ne sono. Guardate come fanno i sedili, tipo si muovono tutti. È stranissimo, sapete perché? Perché io vedo i sedili che rimangono fermi e si vede la carrozzeria che tipo va su e giù. Cioè guardate, non so se lo riuscite a vedere. Guardate la carrozzeria, è assurdo. Cioè è un effetto strano. Sì, comunque coraggio ragazzi a guidare per Manhattan questo coso gigante, cioè ci vogliono i big come si dice. Vediamo cos'altro mi prendo nel frattempo, ragazzi, tipo mi prendo una barretta e mi prendo anche qualcosa da bere, tipo una bella, che cos'è questa, dai, non so cosa sia, ma questa voglio. Iniziamo bene ragazzi, c'è un traffico incredibile proprio qua fuori per uscire da Manhattan. Cioè, vedete, l'acqua di limone pressata a freddo. Quindi tu pensi che sia acqua di limone, però poi sotto c'è scritto che sa di frutto del drago e mango. Quindi... sa tipo di salvia. Beh, ciao New York City. Ci vediamo tra qualche giorno, quando tornerò di nuovo. E questa volta, ragazzi, tornerò con un semplicissimo Flixbus, quindi... sarà da vedere effettivamente come comparare le due cose. Mi è caduta la bevanda. Comunque guardate, ci sono più Tesla che altre macchine. Guardate, c'è una qua, ce n'è una laggiù. Cioè è una cosa incredibile New York, vi giuro, è l'hanno invasa di Tesla. Ragazzi, ho appena scoperto che effettivamente noi possiamo spingere questo e avere, avere le gambe tipo che vengono su.
Adesso non so bene come farlo perché torna sempre giù, me lo devo far spiegare meglio, ma... Ok, ecco perché stavo sbagliando, ragazzi. Qui in realtà c'è una leva che se noi la premiamo, guardate, viene su da solo. E sentite questo rumore tipo dell'aria, è fantastico. Oh, là adesso sì che sono comodo. Devo essere onesto con voi, ragazzi. Nonostante tutto il sedile che si muove eccetera, sono stato in videochiamata tutta la serata ed effettivamente mi sento un po' male. Ho un po' di nausea. Siamo in viaggio da un bel po' di tempo, ragazzi, adesso. E niente, c'è il tramonto, siamo ancora per strada. Qua va tutto benissimo. Ho sempre un lieve senso di nausea, ma comunque sto editando, ovviamente. Sono sempre circondato di schermi, quindi mi sembra anche abbastanza normale. Ragazzi, siamo già in viaggio da 4 ore e non mi sono per niente accorto del viaggio, vi giuro, è una cosa assurda. Mi sto bevendo una La Croix, non so sinceramente, ognuno se lo dice come vuole. Ed è la prima in vita mia ed è una cosa che volevo assolutamente fare nella mia checklist da tanto. Ed eccola qua, finalmente la sto assaggiando ed è buonissima, almeno quella lime. È tipo acqua senza calorie, senza niente, senza sodio, senza zuccheri aggiunti, senza dolcificanti, nulla. Ed è buona, quindi ci sta. Mi sa che tra poco devo usare il super bagno. Ok ragazzi, penso che siamo arrivati e ci stiamo fermando, hanno acceso tutte le luci, quindi penso che siamo praticamente qui. Wow, davvero, non mi sono neanche accorto. Adesso prendiamo tutta la mia roba, non lasciamo niente, mi raccomando. Niente, a parte che non abbiamo lasciato niente proprio neanche nel bar, guardate. Niente. Però, insomma, è giusto così. Grazie. Ok ragazzi, beh, eccoci qui. Siamo appena scesi dall'autobus, ci hanno ritornato tutte le valigie e niente, adesso vado in hotel e direi che possiamo terminare qua questo video. Bene ragazzi, io adesso sto andando all'hotel. Mi è successa una cosa incredibile. Non chiuderti. Grazie. Sì, non chiuderti. Grazie. Allora, mi è successa, ragazzi, una cosa incredibile, perché è uscito il CEO della compagnia, quella lì dell'autobus, scusatemi, sono un po' stanchino, e praticamente ci siamo stretti la mano, mi ha chiesto se io avevo prenotato, insomma, l'autobus con il loro team, insomma, di marketing. Gli ho detto di no, che me lo sono prenotato da solo, e quindi mi ha detto, ah, ok, grazie, dammi il tuo contatto. Hai visto, praticamente, quei sedili, ragazzi, sono stati fatti dalla Bose, gli stessi che fanno gli speaker. Avete presente quegli speaker? Perché hanno avuto la tecnologia quella per annullare i suoni, ok? Guardate che intanto vado verso il mio appartamento che dovrebbe essere... Mio Dio, io qua mi perdo. E quindi loro hanno fatto il primo autobus con quel sistema lì. Effettivamente il primo autobus. Ma ragazzi, detto ciò, è stato incredibile quindi incontrare effettivamente il CEO della compagnia. Cioè che era lì presente a guardare e assicurarsi che tutti fossero contenti. È assurdo. Ma detto ciò ragazzi, grazie mille a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Arrivederci. Oh wow, questo è un appartamento molto bello. Wow, ok. Cioè c'ho addirittura la mia cucina con i for... Wow, non ne avevo idea. Bello.